Castagno, nella notte fra il 12 e il 13 aprile del 1944, Castagno fu messo a ferro e fuoco. Fu messo a ferro e fuoco dai tedeschi che arrivarono per fare un rastrellamento sul Monte Falterona, che in quei giorni era praticamente un luogo strategico per la guerra partigiana. C'erano questi signori qui in terra con la bambina, con la Franca, che era rimasta sotto la sua mamma. Era rimasta sotto la sua mamma e si salvò lei. C'era un moscaio, un cattivo odore, perché era qualche giorno che era morto. Una per ruolo, gliel'ho presa, una nel portafoglio mezzo fuori, gliel'ho presa, e uno disse, cioè, non siamo i partigiani, che voi non si abbassa la testa, perché loro gli erano lì e noi qui, e i tedeschi qui. E lì fu un attimo, con due macine pistole, fece a parare, proprio si vedeva, gli battevo qui e andavano giù, cascavano giù in terra. Altro che uno disse, a me ancora non sono morto, e gli spararono ancora, e riparto. Finché sono rimasto io, tre fratelli e una sorella, il più grande ero io, avevo 10 anni, tutti gli altri erano più piccini. Siamo stati noi, 9 persone, in una capanna, nel bosco dove seccano marrone, 6 anni. Io ho passato da 15 anni a 20 anni in questa capanna. Rietti da Calabria, non so se la conosceva, forse no. Era Marina Salice Carola, ti do una notizia poco buona, perché Salice è stato in rastrellamento e ti hanno ammazzato i genitori e 2 sorelle, la maggiore che era bambina di 3 anni e quella più piccola, insomma ammazzano la mamma e il babbo e la sorella maggiore con la bambina.